professoressa Barbara Santini e le altre organizzatrici, appunto la professoressa Soavi, per questo invito a prendere parte a questo ciclo di incontri sul tema persona. Sono molto felice di essere qua, di tornare a Padova dopo anni di assenza. E come diceva Barbara, vi propongo una riflessione, un excursus a partire da problematiche che si delineano all'interno di quella settore della filosofia che si occupa nello specifico della mente. E il mio contributo a questo ciclo che ha come tema, è incentrato sul tema della persona, riguarda in particolare un aspetto della mente e degli stati mentali che ha a che fare con la persona, che ha a che fare con la imprescindibilità di una prospettiva, di un punto di vista, appunto in prima persona, come ciò che caratterizza gli stati mentali, ciò che caratterizza l'avere una mente. Ora, una breve introduzione al tema che vi propongo. La riflessione contemporanea, sia in filosofia che in ambito scientifico sulla mente, è caratterizzata dall'adozione pressoché unanime, diciamo, di un punto di vista fisicalistico, secondo cui appunto i fenomeni mentali sono intesi come fenomeni fisici, fenomeni che sono o direttamente, diciamo, riconducibili ai fenomeni fisici o comunque dipendenti da essi. Questa cornice, appunto l'adozione del fisicalismo nello studio della mente, ha permesso di risolvere molti dei tradizionali problemi che nei secoli hanno assillato molti filosofi, a partire in particolare da Cartesio. Mi riferisco al noto problema della relazione mente-corpo, anima-corpo, problema molto difficile da trattare all'interno di un quadro che adotta una concezione dualista della che vede appunto la mente come distinta dal corpo e dai fenomeni mentali. Bene, l'adozione del fisicalismo, che caratterizza il panorama contemporaneo degli studi sulla mente, invece consente di affrontare questo problema tradizionale della relazione mente-corpo in modo molto più agevole. La mente è pensata, i fenomeni mentali sono pensati come fenomeni naturali. Ora, questo aspetto, se da una parte diciamo, consente di superare molti dei problemi tradizionali, apre ad un ulteriore problema, probabilmente anche più impegnativo del precedente, ed è appunto il problema di capire qual è il posto della mente nella natura. Fenomeni mentali sono fenomeni naturali, dunque hanno una loro collocazione all'interno dell'ordine naturale delle cose, e tuttavia sembrano in un qualche modo recalcitranti ad una spiegazione, diciamo in termini di delle scienze naturali. Ecco, come vedremo, uno degli aspetti che rendono lo studio della mente problematica dal punto di vista di questo orizzonte naturalistico ha proprio a che fare con la ineludibilità del punto di vista in prima persona, con l'idea della prospettiva. Avere una mente, come vi dirò entrando più nel merito del dibattito, avere una prospettiva sul mondo. Ecco, come dar conto di questa prospetticità che caratterizza il mentale e i soggetti, appunto le creature dotate di mente, all'interno di un quadro naturalistico. Ho parlato di questo quadro naturalistico, adesso diamo un nome un po' più preciso a questo naturalismo e aggiungiamo la qualificazione scientifica.
Ecco, le scienze della mente contemporanee cercano di spiegare i fenomeni mentali all'interno di questo quadro che chiamiamo del naturalismo scientifico. Vi do alcune indicazioni molto veloci su che cosa comporta, diciamo, che cosa comporta aderire a questo quadro delineato dalle contemporanee scienze naturali. Vuol dire in sostanza comprare una certa immagine della realtà. Una certa immagine che può anche discostarsi in misura importante da quella che è l'immagine che noi, da diciamo non scienziati, abbiamo della stessa realtà. Quindi un'immagine della realtà che può discostarsi da quella che invece ci si manifesta a noi come soggetti che vivono, diciamo, in un'interazione ordinaria con la realtà. Possiamo caratterizzare il naturalismo scientifico per capire, insomma, in che senso ci consegna questa, in quale misura, diciamo, si caratterizza questa concezione della realtà che il naturalismo scientifico ci consegna, considerando una serie di mosse che vengono compiute all'interno del naturalismo scientifico, che distinguiamo per la loro tipologia in mosse, io ho parlato di assunti, ma possiamo parlare tranquillamente anche di mosse ontologiche, metodologiche e concettuali. E si tratta di mosse, di assunti di grande momento che determinano, hanno ripercussioni importanti sul modo di concepire la realtà. L'assunto ontologico, in filosofia ontologico, riguarda appunto ciò che c'è. All'interno del naturalismo scientifico, il modo in cui si risponde a questa domanda su che cosa c'è è fortemente influenzato dalle scienze naturali. Quindi quello che si sostiene è che sia la scienza, le scienze, diciamo, nel loro complesso, a determinare che cosa esista, o quantomeno che cosa esiste in modo non problematico. Questo atteggiamento trova una espressione paradigmatica in una frase che ho riportato nella diapositiva di Wilfrid Sellars, uno dei più importanti filosofi americani del dopoguerra, che in un testo da me tradotto tra l'altro anni fa, Empirismo e filosofia della mente, sosteneva appunto: la scienza è la misura di tutte le cose, di ciò che è in quanto è e di ciò che non è in quanto non è. È una sorta di imperialismo ontologico della scienza sulla questione ontologica riguardante ciò che c'è. Ora, come vedremo, l'adozione di questo assunto ha delle ripercussioni importanti in ambito dello studio della mente, e ci si chiederà se i fenomeni mentali possono soddisfare questo assunto, oppure se risultano non inquadrabili all'interno delle entità, diciamo, scientificamente legittimate. Da questo punto di vista è degno di menzione un filosofo americano, anche egli, Churchland, che nei confronti di questo tema ha assunto una posizione veramente molto forte, sostenendo che nonostante noi, come, diciamo, in modo piuttosto ingenuo, pensiamo di avere stati mentali, li caratterizziamo in un certo modo, pensiamo di ospitare nelle nostre menti pensieri, credenze, desideri, stati d'animo, emozioni, che caratterizziamo in base, diciamo, all'esperienza che noi abbiamo di questi nostri accadimenti interiori. Bene, Churchland ci dice: siamo completamente nel torto rispetto a questa
idea che ci facciamo sulla nostra vita mentale. E in realtà sostiene quello che le neuroscienze potranno dimostrare con il proseguimento insomma della loro indagine, è che la nostra teoria ingenua o pseudo teoria sulla mente è del tutto sbagliata e deve essere abbandonata, e che dunque entità come emozioni, pensieri, credenze, desideri, stato d'animo, vorremmo dire proprio ciò che ci sembra caratterizzarci nella nostra umanità, ecco, tutto questo non esiste, o perlomeno non esiste nel modo in cui noi siamo soliti pensare a queste cose. Sarà la neuroscienza, ci dice Churchland, a dirci che cosa sono le nostre emozioni, che cosa sono i dolori che proviamo, quindi tutto, diciamo, questi aspetti della nostra vita interiore. E vedete dunque come questo assunto ontologico che caratterizza il naturalismo scientifico ha pesanti ripercussioni sulla immagine che noi abbiamo di noi stessi e del nostro essere soggetti dotati di mente. L'assunto metodologico del naturalismo scientifico riguarda la metodologia di indagine che deve essere adottata nello studio della mente. Questo assunto si sostanzia nell'idea che i soli metodi di indagine certificati e accettabili sono quelli, diciamo, in uso all'interno delle scienze empiriche. Quindi questo comporta la messa al bando come inadeguato di tutte quelle metodologie diverse da quelle scientifiche che ad esempio in ambito filosofico sono state ampiamente utilizzate. Pensate anche soltanto a un'indagine, diciamo, quelle che si dicevano le indagini a priori sulla molto utilizzati in ambito filosofico. E anche rispetto a questo assunto si pone il problema di come poter studiare la mente, i fenomeni mentali con le metodologie raccomandate le metodologie in uso e raccomandate in ambito scientifico. Ora, uno dei problemi principali che si delinea a questo proposito ha a che fare con il fatto che le scienze adottano una analisi, una metodologia oggettiva, si dice anche in terza persona. Molto difficilmente una metodologia siffatta, una metodologia che prescinde invece dalla considerazione della nostra esperienza personale, potrà essere adeguata a cogliere quegli aspetti, diciamo, del mentale che riguardano proprio la dimensione che ha a che fare con la soggettività. Quindi anche da questo punto di vista metodologico, l'adozione del naturalismo scientifico pone allo studio della mente una problematica molto importante, così pure l'aspetto della concettuale. In questo caso l'assunto concettuale del naturalismo scientifico si sostanzia nell'idea che i soli concetti legittimi, le sole nozioni, possiamo dire, da utilizzare nel fornire un resoconto filosofico, scientifico della mente, sono i concetti accreditati dalla ricerca in ambito scientifico. Tutto questo quadro teorico crea una gabbia, possiamo dire, piuttosto a maglie, piuttosto fitte. Pone una serie di vincoli sulla riflessione riguardante in questo caso la mente, e c'è da chiedersi, è legittimo, doveroso anche chiedersi, se sia possibile fornire un'analisi adeguata di che cosa voglia dire avere una mente
in conformità ai requisiti, agli assunti delineati all'interno del naturalismo scientifico. Quindi il problema che ci troviamo di fronte noi oggi come filosofi che si occupano della riflessione, che dedicano la propria riflessione prevalentemente allo studio della mente, è se una volta accettata l'idea, e tenete presente, l'accettiamo, che i fenomeni mentali sono fenomeni naturali e che dunque, diciamo, fanno parte dell'ordine naturale delle cose. Una volta accettato questo, come possiamo fornire una spiegazione adeguata della mente, una spiegazione che tenga conto di aspetti che per noi filosofi sono ineludibili, l'aspetto della soggettività del mentale, della prospetticità? Come possiamo adeguatamente cogliere questi aspetti che non ci sembrano aspetti puramente accessori nell'analisi della nozione di mente, ma aspetti che colgono l'essenza della cosa? Come possiamo aderire al naturalismo scientifico? Non lascia forse quella cornice teorica fuori proprio ciò che vogliamo catturare nella nostra analisi, nella nostra riflessione filosofica sulla mente? Prima di articolare una risposta, tentare in realtà di articolare una risposta a questa domanda, lasciatemi fare questa lunga citazione di cui vi parlavo, non so se si legge, sì, forse sì, è molto densa, però forse si riesce a leggere, di cui vi parlavo all'inizio, di un filosofo contemporaneo oxoniense che si è occupato molto di filosofia della mente. E lo dico per gli studenti, il testo, una sorta di manuale introduttivo ma molto, molto ricco anche di punti di vista personali, è appunto Fenomeni mentali, è stato tradotto in italiano e quindi può essere proficuamente utilizzato per farsi un'idea di quelle che sono le linee di riflessioni prevalenti in questo settore della ricerca filosofica. E leggiamo assieme questa citazione che io trovo veramente molto bella e consente proprio di cogliere questo punto su cui ho cercato di insistere, che è la centralità della nozione di prospettiva per capire la nozione di mente. Ci dice Tim Crane: nell'insieme degli esseri viventi noi distinguiamo quelli che sono puramente vivi e quelli che posseggono una mente, gli esseri pensanti e coscienti. Una giunchiglia è un essere puramente organico. Una persona ha coscienza e capacità di pensiero. Qual è la base di questa distinzione? Ciò che manca alla giunchiglia e che la creatura dotata di mente possiede è un punto di vista sulle cose o una prospettiva. La creatura dotata di mente è una creatura per cui le cose stanno in un certo modo, il modo in cui stanno dalla sua prospettiva. Un blocco di roccia non possiede tale prospettiva, la giunchiglia la possiede. Potremmo esprimere questo fatto dicendo che una creatura dotata di mente è una creatura che possiede un mondo, il suo mondo. Possedere un mondo è qualcosa di diverso dal semplice esserci in un mondo. È vero che sia la roccia sia la giunchiglia sono parte del mondo, ma non è vero che possiedono un mondo. Ecco, credo che sia una citazione molto densa, che contenga molti punti da cui appunto si può muovere per sviluppare il punto che stiamo considerando.
In questa citazione viene messa strettamente in correlazione l'avere una mente con l'avere una prospettiva. Ora, noi spesso parliamo di prospettiva facendo riferimento alla nostra posizione, nostra localizzazione spaziale, diciamo dalla mia prospettiva mi si dispiega una certa scena, vedo questo e quello. Quindi facciamo uso di una nozione di prospettiva intesa come, diciamo, il campo visivo che ci si apre a partire dalla collocazione che noi occupiamo nello spazio. La nozione di prospettiva di cui si sta parlando qui è una estensione di questa nozione più fisica, di prospettiva. È una nozione più ampia, più estesa, che riguarda, il campo non visivo degli occhi sulle cose che noi possiamo percepire, ma il campo della nostra mente, come se appunto ad avere una prospettiva non fosse soltanto l'occhio che vede, ma la mente prima di tutto, che si relaziona con il mondo. E quello che caratterizza questa relazione con il mondo, che è proprio delle creature dotate di mente, è il fatto che il mondo ci viene dato, viene dato a noi e viene dato a noi in un certo modo. Da una prospettiva qualche cosa si può cogliere. Gli occhi colgono dalla prospettiva determinata appunto dalla mia collocazione spaziale, posso cogliere in questo momento questa sala, la sala della conferenza con tutti i partecipanti a questa conferenza. Ecco, la prospettiva della mente consente di cogliere ciò che possiamo abbracciare, per usare una termine forse è inappropriato, ma che rende abbastanza l'idea, ciò che possiamo abbracciare con gli occhi della mente. Quindi la mente è aperta al mondo, l'idea di prospettiva dà proprio conto di questa apertura della mente al mondo. A partire da una prospettiva vediamo le cose, ci sono date le cose, e attenzione, le cose ci sono date a noi, Un mondo è per noi, a partire da una certa prospettiva. Ora, questi aspetti di cui vi ho parlato, questa capacità del pensiero di cogliere, di indirizzarsi verso le cose della realtà, l'essere date di queste cose alla mente in modo appunto cosciente, ecco, individuano quelli che sono considerati i due principali tratti caratterizzanti dei fenomeni mentali. Queste nozioni sono un po' tecniche, però sono nozioni abbastanza in uso anche nel discorso, non filosofico. Parliamo della proprietà dell'intenzionalità e della proprietà della coscienza. Tutti gli stati mentali sono caratterizzati dalla queste due proprietà, intenzionalità e coscienza. Con intenzionalità, questo è un termine antichissimo della riflessione filosofica, un termine che troviamo nella scolastica, è la nozione di intenzio, costituisce una ripresa della nozione aristotelica del noema, appunto, di ciò che sta davanti alla mente nel pensiero. Ecco, la nozione di intenzionalità trattata dalla scolastica, ripresa nel corso della riflessione filosofica, trova nella la sua tematizzazione contemporanea nel lavoro di un filosofo dell'Ottocento molto importante che si chiama Franz Brentano. Non mi soffermerò su questi temi, vi dico soltanto che
appunto Brentano caratterizza questo aspetto della mente come in termini di direzionalità. La mente e quindi i fenomeni mentali sono caratterizzati da questa direzionalità verso le cose, verso il mondo. E non è possibile pensare, dice Brentano, senza pensare qualcosa. Ogni pensiero è sempre diretto ad un oggetto, come il proprio oggetto di pensiero. Non è possibile desiderare, semplicemente. Ogni desiderio è sempre desiderio di qualche cosa e quindi è diretto verso un proprio, diciamo, oggetto. Non è possibile temere senza temere qualche cosa. Ecco, quindi l'intenzionalità, intesa come la direzionalità della mente verso il mondo, è caratterizzata come una delle proprietà distintive dei fenomeni mentali. L'altro aspetto è quello della coscienza. Questo è un tema immenso, di cui ovviamente non potremo dire granché. Mi limito a caratterizzare la coscienza come, diciamo, riguardante la dimensione soggettiva della nostra vita mentale. Ora, noi non siamo come computer. In parte, diciamo, molte prestazioni che svolgiamo nelle nostre compiti, diciamo, intelligenti, nel problem solving, mettiamo in atto, diciamo, delle procedure che ci consentono di manipolare informazioni, trasformarle e risolvere dei problemi. Quindi come creature intelligenti noi per un certo verso assomigliamo ai computer, ma attenzione, la nostra vita mentale in quanto creature diciamo, coscienti è caratterizzata anche da una dimensione soggettiva, qualitativa che risulta assente nella computer, ma potrebbe essere una qualsiasi macchina, anche persino nei robot, nei robot più sofisticati. E questa dimensione qualitativa cosciente è quella che caratterizza proprio la nostra vita mentale, che la rende quello che è. Pensate a una emozione, come impatta diversamente su di voi, sul vostro vissuto interiore, una emozione ad esempio di gioia rispetto a uno stato d'animo di tristezza. Ecco, queste appunto emozioni, stati d'animo diversi hanno una ripercussione molto particolare sulla vostra vita mentale, hanno una coloritura soggettiva diversa. E allora con coscienza, e dovremmo aggiungere fenomenica, si intende appunto far riferimento a questi aspetti soggettivi, qualitativi della nostra vita mentale. Avere una mente vuol dire avere una prospettiva in prima persona che comporta appunto che noi siamo coloro che vivono ciò che accade appunto all'interno della nostra mente. E ora abbiamo parlato della sfida che il naturalismo scientifico lancia nel tentare di ricondurre la mente, i fenomeni mentali all'interno di un quadro naturalistico. Bene, è possibile spiegare la mente, e adesso abbiamo introdotto queste nozioni, intenzionalità e coscienza, e quindi possiamo fare anche un passo oltre, chiederci: è possibile spiegare intenzionalità e coscienza, vale a dire i due principali tratti distintivi dei fenomeni mentali, all'interno del quadro delineato dal naturalismo scientifico? Bene, questa domanda è stata al centro della riflessione filosofica e, diciamo, da almeno 50 anni, e la tendenza, l'atteggiamento generale che è stato adottato al riguardo è stato quello di adottare, come si dice, una strategia del divide et impera, vale a dire forse
sono dei problemi più facili da affrontare. Partiamo da quelli e nei termini delle spiegazioni che poi riusciamo a fornire, cerchiamo, muovendo da questa spiegazione fornita, di agganciare anche quegli aspetti della mente che sembrano più difficili da catturare all'interno delle maglie del naturalismo scientifico, che sembrano un pochettino più sfuggenti. Questa strategia ha determinato la distinzione tra problemi facili e problemi difficili. Alcuni problemi che riguardano la mente sono facili, altri difficili, molto difficili. Ora attenzione, questo facile non vuol dire che si tratta di problemi per affrontare i quali diciamo basta poco. In realtà non sono giochi da ragazzi, sono problemi, anche quelli facili, molto impegnativi, però sono considerati facili proprio perché si ritiene che possano essere affrontati in modo più agevole con le risorse, diciamo, concettuali, metodologiche delle scienze della mente. Rispetto a questo punto che riguarda la distinzione tra problemi facili e problemi difficili, o alcuni dicono intrattabili, ecco, mi sembra importante anche in questo caso una citazione di un famosissimo filosofo, filosofo della mente, Chalmers, che in un lavoro adesso di qualche anno fa scriveva, immagino di dover tradurre, no? Ecco, la coscienza pone i problemi più insidiosi nella scienza della mente. Da una parte non c'è nulla che conosciamo in modo più intimo della nostra esperienza cosciente, ma dall'altra non c'è nulla che risulti così difficile da spiegare. Tutti i tipi di stati mentali hanno condotto negli anni recenti a indagini scientifiche, quindi a ricerche, ma la coscienza ha cocciutamente, diciamo, resistito a ogni tentativo di spiegazione. Molti hanno cercato di spiegarla, ma le spiegazioni fornite hanno sempre mancato il bersaglio, quindi non hanno colto la realtà delle cose. Alcuni sono stati condotti a supporre che il problema, si intende della coscienza, sia in realtà intrattabile e che al riguardo non sia possibile fornire alcuna buona spiegazione. Questa strategia del divide et impera, partiamo dai problemi facili e poi cerchiamo di affrontare il difficile, diciamo, della mente che riguarda la coscienza e gli stati qualitativi, la dimensione soggettiva qualitativa della nostra vita interiore, ha visto è stata condotta, diciamo, individuando nell'intenzionalità il problema apparentemente facile o comunque più trattabile e nella coscienza il problema più difficile. E negli ultimi 30 anni, quindi, quello a cui abbiamo assistito all'interno della filosofia della mente è stato un tentativo di cercare di fornire una spiegazione nei termini del naturalismo scientifico dell'intenzionalità, ovvero di questa capacità degli stati dei nostri della mente di dirigersi verso il mondo, di relazionarsi appunto con le cose della realtà, e successivamente il secondo passo è tentare di spiegare la coscienza fenomenica nei termini della nozione di intenzionalità. Ecco, così si è delineato fino a una decina, un ventennio, la strategia di studio dei fenomeni mentali. Recentemente questa metodologia è stata pesantemente messa sotto accusa da parte di filosofi che hanno sostenuto che in realtà
questa distinzione tra problemi facili e problemi difficili è una distinzione scorretta. Vale a dire, il problema difficile non è circoscrivibile alla coscienza. Il problema difficile, che è il problema riguardante la prospetticità, la soggettività del mentale, si estende a tutto campo, per cui non ci sono delle, come dire, degli aspetti che sono che non risentono, diciamo, dei problemi difficili. Tutta la mente, quindi sia gli aspetti intenzionali che gli aspetti riguardanti la coscienza, risulterebbero difficili da spiegare all'interno del naturalismo scientifico. E quindi la strategia del divide et impera è una strategia che forse va ripensata. Forse va ripensata. E una filosofa americana contemporanea che ha molto lavorato all'interno di questo ambito di problemi che stiamo delineando è Lynn Baker, autrice di tantissimi libri, è una filosofa che ha lavorato molto, ha dato contributi molto importanti proprio sul tema persona. Probabilmente alcuni relatori che verranno qui dopo di me, penso al professor Tomasetta, parlerà anche di questa filosofa che ha sviluppato una particolare teoria filosofica sulle persone, persone come appunto distinte dai loro corpi, pur essendo costituite da essi. E il contributo che ci interessa invece nel contesto di questa nostra conferenza riguarda invece l'aspetto che vede la contrapposizione tra naturalismo scientifico e appunto prima persona. E mi sembrava opportuno parlare brevemente di questo contributo. Il titolo del lavoro della professoressa Baker ricalca proprio il tema di cui noi stiamo ora trattando, naturalismo e prospettiva in prima persona. È un testo di qualche anno fa, non è stato tradotto, venne da noi a San Raffaele ad una summer school 3 anni fa a presentare appunto questo libro. Lasciatemi dire due cose per contestualizzare questo suo contributo. L'obiettivo principale del lavoro, in linea con quanto sto io stessa dicendo, è quello di mostrare che c'è una tensione tra la prospettiva in prima persona e le scienze naturali. Il naturalismo, e si intende appunto il naturalismo scientifico, sostiene l'autrice, tenta di spiegare la mente e la prospettiva in prima persona, cercando di ridurla a qualche cosa di diverso o di eliminarla addirittura. Ma, e questo è il punto cruciale della sua riflessione, questo punto di vista non può essere né eliminato né ridotto. La critica che Baker rivolge al naturalismo scientifico è strutturata, diciamo, qui ho cercato di ricostruire quello che può essere l'argomentazione di base molto semplificata del suo lavoro. Se il naturalismo è corretto, allora le scienze naturali devono essere in grado di fornire una descrizione completa della realtà. Le formulazioni delle scienze naturali sono in terza persona, si intende sono oggettive. Se il naturalismo è corretto, deve essere possibile fornire una descrizione completa della realtà in terza persona. La prospettiva in prima persona a questo punto deve poter essere o ridotta o eliminata. Servono dei nomi che sono rimandano a filosofi che hanno tentato di portare avanti da una parte il progetto di riduzione, Perry, Lewis,
e dall'altro il progetto di eliminazione, Dennett e Metzinger. E conclude l'argomentazione: la prospettiva in prima persona non può essere riformulata in terza persona né eliminata. La morale che si ricava da questa riflessione è una morale molto pesante per quanto riguarda il naturalismo scientifico. Siccome le scienze naturali non possono ammettere nulla di irriducibilmente personale, non riescono a cogliere nessuno dei fenomeni che implicano tale prospettiva, e noi aggiungeremmo, ovvero i fenomeni che riguardano l'intenzionalità, che riguardano la coscienza. Il naturalismo scientifico non riesce a fornire una spiegazione adeguata della prospettiva in prima persona, ovvero riformulando nei termini che forse ci sono più familiari, possiamo dire che le scienze non riescono a spiegare la mente, perché nessuna indagine, diciamo, in terza persona, oggettiva, può essere adeguata a cogliere la soggettività che caratterizza la vita mentale. Ora, che cosa ne consegue? Che cosa consegue da questa presa di posizione? Nella misura in cui facciamo questo bilancio critico del naturalismo scientifico, che cosa ne consegue per quanto riguarda quegli aspetti che avevamo distinto all'inizio, gli aspetti appunto metodologici, concettuali? Bene, per quanto riguarda la metodologia, quello che ne consegue, possiamo dire, è che le scienze naturali non forniscono i metodi per descrivere in modo esaustivo la realtà. Questo è un colpo molto pesante, eh? E per quanto riguarda la presunzione, diciamo, della scienza di cogliere con le proprie metodologie tutto ciò che esiste, sapete che si era detto per il naturalismo scientifico, tutto ciò che esiste è ciò che diciamo, viene legittimato all'interno della scienza stessa e può essere colto nei termini dei metodi delle scienze stesse. E dal punto di vista concettuale, quello che ne discende, quindi le conseguenze che derivano dalla messa in discussione della capacità del naturalismo scientifico di spiegare la mente, è che, che viene abbandonato l'assunto concettuale del naturalismo scientifico, vale a dire l'idea che ci sia un solo schema concettuale, vale a dire quello delineato all'interno delle scienze naturali, abbandonare quest'idea a favore di un pluralismo di schemi concettuali, che poi è anche un pluralismo di modi di intelligibilità della realtà. L'idea è c'è una e una sola realtà, ma ci sono modi di intelligibilità diversi di questa stessa realtà, e questi modi diversi possono cogliere aspetti che non riescono ad essere adeguatamente catturati all'interno di una griglia concettuale diversa. E la pretesa della verità non è dunque una prerogativa esclusiva del discorso scientifico. Vedete che sono conseguenze di grande momento, conseguenze ontologiche. La scienza non è la misura di tutte le cose e non è vero che è in grado di fornire l'unica vera immagine della realtà. Ci sono aspetti della realtà che non sono catturabili dalla rete delle scienze naturali. Bene, queste sono le conseguenze che discendono da questa critica mossa al naturalismo scientifico. Quale alternativa immaginate appunto di prendere esattamente questa posizione? Quale alternativa può essere messa in campo una volta che il naturalismo scientifico è stato messo in discussione? E qui si apre diciamo un ambito molto problematico.
nel momento in cui filosofi come la Baker, Chalmers mettevano in discussione il naturalismo scientifico, gli avversari sostenevano che con questa mossa sarebbero finiti, diciamo, dalla padella nelle brace, quindi per adottare una cornice teorica ancor più discutibile del naturalismo scientifico. Sostenevano i critici che abbandonando il naturalismo scientifico si sarebbe finito per adottare una forma di supernaturalismo, qualche cosa, diciamo, di molto antiscientifico. Bene, le cose stanno davvero così? È davvero l'unica alternativa il supernaturalismo, l'unica alternativa disponibile al naturalismo scientifico? Per rispondere in modo adeguato a questa domanda dobbiamo avere dei criteri per stabilire come, che cos'è che qualifica, può qualificare una posizione come supernaturalista. Disponendo di questi criteri, allora potremo dare una risposta alla domanda che ci stiamo ponendo. Due sono i criteri dobbiamo considerare. Un criterio, una posizione si qualifica come supernaturalista ed è considerata una qualifica non positiva, quindi qualcosa di molto problematico dal punto di vista delle scienze. È supernaturalista se ammette entità, siamo gli angeli, che interferiscono con il corso naturale degli eventi in modo da violare le leggi di natura e da produrre alterazioni nella struttura nomologico-causale del mondo fisico. Tecnicamente si dice entità che determinano la rottura della chiusura causale del mondo fisico. E questo mossa è considerata da molti filosofi che pur sono critici nei confronti del naturalismo scientifico, è considerato qualcosa di non auspicabile. Secondo criterio, il primo riguardava il supernaturalismo ontologico, una posizione si qualifica come supernaturalista se e solo se si impegna all'idea che le entità postulate possono essere colte solo attraverso modi di comprensione che risultano irriconducibili a qualsiasi forma razionale di comprensione. Quindi che l'adozione di metodologie di intuizione intellettuale, di verità, che trascendono, diciamo, quelle che sono le metodologie razionali di indagine. Bene, è davvero questa l'unica alternativa al naturalismo scientifico? Se lo spazio di manovra fosse così ristretto, io credo che la gran parte dei filosofi, pur avendo qualche riluttanza nei confronti del naturalismo scientifico, finirebbero per, come si dice, adeguarsi al quadro teorico, perché il supernaturalismo sicuramente non risulta una alternativa più attraente. Ma lo spazio di manovra è più ampio. Delineare questo spazio di manovra è stata la maggiore ampiezza dello spazio di manovra, cioè mostrare che tra questo Scile Cariddi, tra il naturalismo scientifico e il supernaturalismo, in realtà c'è una via intermedia che si può percorrere, una via che consente di mantenere, diciamo, la conformità con quelli che sono i risultati dei prodotti in ambito scientifico, senza però dover sacrificare tutti quegli aspetti che riguardano la soggettività, la dimensione qualitativa della nostra vita mentale, che non rientrano nella gabbia stretta delineata dal naturalismo scientifico. Bene, c'è questa via intermedia. Ecco, autori come Baker e Chalmers e altri che hanno portato avanti questa riflessione
hanno scommesso proprio sulla disponibilità di questa via intermedia tra naturalismo scientifico e supernaturalismo. Guardate bene, l'idea di base è semplicissima. L'idea di base è quella di mettere in discussione la nozione di natura alla base del naturalismo scientifico, sostenendo che quella, che la caratterizzazione di natura che ci viene fornita dal naturalismo scientifico è troppo ristretta, è in realtà il risultato di, è un'opzione ideologica che ci siamo ritrovati in conseguenza di un certo percorso scientifico, culturale che abbiamo intrapreso nei secoli. È un percorso che ci ha portato a intendere questa nozione di natura come coincidente con l'ambito appunto delle leggi. Ora, è proprio operando su questa nozione di natura che abbiamo ereditato dal percorso, diciamo, culturale, scientifico che ci ha preceduti, che è possibile, solo mettendo in discussione questa nozione, ampliandola, delineare un naturalismo diverso, un naturalismo che operi con una nozione di natura che non sia ostile rispetto a ciò che è più specificamente umano. Un altro un'altra citazione molto utile a questo proposito è di questo filosofo Thomas Nagel, che ha molto contribuito a questo dibattito, in un testo del 94, Coscienza e realtà oggettiva. Ci dice Nagel, la nascita delle scienze fisiche moderne è stata resa possibile dalla messa a punto di un metodo che permetteva di esaminare il mondo fisico non in funzione del modo in cui esso appare ai nostri sensi, bensì in quanto regno oggettivo che esiste indipendentemente dalle nostre menti. Il prezzo di tale progresso spettacolare è stata l'esclusione dell'apparenza soggettiva dalla realtà. E così, quando la scienza applica i propri sforzi alla spiegazione della qualità soggettiva dell'esperienza, quest'ultima non ha più alcun luogo dove rifugiarsi. Ne consegue che la forma tradizionale di analisi scientifica non offre una soluzione praticabile nel caso della mente. È lungo il percorso, diciamo, che ha delineato questo modo di intendere da una parte la natura o realtà oggettiva e dall'altro il soggetto, il portatore degli stati mentali. In un altro contributo molto interessante per l'argomento che stiamo trattando, Taylor, in questo lavoro dell'89, The Sources of the Self, quindi le origini, le fonti dell'io, delinea appunto questo percorso che ha portato alla concezione moderna del soggetto e alla concezione moderna di natura e realtà. Un percorso che è caratterizzato proprio da una separazione del soggetto dalla realtà, quindi una sorta di interiorizzazione della persona e una depsicologizzazione della natura o del cosmo o della realtà. E in questo bel libro Taylor delinea questo percorso che ci ha consegnato, diciamo, quella che è la concezione che abbiamo per lungo tempo adottato di noi stessi e della realtà, e delinea questo percorso facendolo, prendendo le mosse molto alla lontana, addirittura da Platone, partendo da Platone, che avrebbe compiuto una mossa fondamentale nella caratterizzazione, nel guadagnare, diciamo, il concetto di persona.
avrebbe fatto questa mossa radicale affrancandosi dalla concezione omerica della mente come un ambito disomogeneo, un ambito privo di unità. Ecco, Platone avrebbe per la prima volta, sostiene Taylor, concepito la mente come uno spazio unitario. Quando si dice unitario si rimanda a un principio unificatore. Principio unificatore per Platone era la ragione. La ragione come principio appunto supremo che unifica le passioni inferiori. In Platone Platone compie questo passo molto importante di concepire la mente come qualcosa di unitario e mobilita la dicotomia superiore-inferiore che, attenzione, verrà rimpiazzata all'interno della filosofia medievale, in particolare con il contributo di Agostino, dalla dicotomia interiore-esteriore. Ecco, questo aspetto della interiorità che è proprio un portato dell'incontro tra la filosofia medievale e il pensiero greco, ci consegna, ecco, questa immagine dell'interiorità contrapposta all'esteriorità, ci consegna questa immagine del soggetto che troviamo appunto in autori come Agostino, pensato come l'attore dietro le quinte. Un autore contemporaneo parlerà del The Ghost in the Machine, lo spettro nella macchina. In realtà non era in questi termini che Agostino pensava appunto al soggetto, pensava piuttosto come ciò che sta dentro, ciò che sta dentro e che è portatore appunto di e che svolge un ruolo cruciale per quanto riguarda la ricerca della verità. Ecco la dimensione interiore, inter ipsum redi, in interiore homine habitat veritas. Ecco, quindi un passo cruciale da Platone a Aristotele, il passo successivo che completa, diciamo, questa lunga operazione di messa a punto della nozione di soggetto e correlativamente della nozione di natura e realtà, lo dobbiamo a Cartesio. A Cartesio che ha proprio ha completato, diciamo, il progetto. È una citazione questa tratta da una introduzione alla filosofia della mente del professore Michele Di Francesco. Cartesio, è una citazione, quindi la leggo, inaugura l'età moderna, anche rendendo totalmente autonoma la dimensione della soggettività rispetto al mondo esterno. Questo proprio in quanto aderisce al nuovo meccanicismo. Il suo universo è quello di Galileo e nulla che gli appartenga può sfuggire al determinismo fisico. Da questo mondo egli ritira il soggetto con le qualità secondarie e i giudizi morali. Proprio questa interiorizzazione del soggetto è all'origine del senso moderno di io. L'universo materiale è spogliato da ogni carattere psichico ed etico in accordo alla nuova scienza. E correlativamente il soggetto perde ogni attributo materiale. L'io cartesiano è una sostanza pensante, dotata di ragione, e questa caratterizzazione è, per così dire, quanto rimane del soggetto una volta che egli si sia ritratto dal mondo. Quindi, come vedete, riprendo un attimo questo punto in modo che riusciate a seguire. Abbiamo detto che nel tentativo di evitare sia il naturalismo scientifico sia il supernaturalismo, una strada possibile è quella che si può percorrere, quella che mette in discussione la concezione di natura che è alla base del naturalismo scientifico. Si è detto che questa concezione è ristretta, è una concezione poco generosa nei nostri confronti, in un qualche modo, proprio perché lascia fuori molto di ciò che ci caratterizza
nella nostra peculiarità come persone, come soggetti dotati di mente, di passioni, di motivazioni, deliberazioni. Bene, attraverso queste citazioni che molto brevemente cercavano di ricostruire un percorso che ha messo capo a proprio questa nozione di natura che diciamo essere troppo ristretta. Abbiamo visto come si tratti di un percorso, è andato in quel modo per una serie di contributi sia da parte di filosofi che da parte di scienziati, e tuttavia diciamo questa nozione di natura che alla base del naturalismo scientifico che diamo per sacrosanta in realtà è una opzione ideologica, e quindi quando si parla di opzione si intende qualche cosa che può anche essere rivisto, rivisto alla luce diciamo del tentativo di integrare questa nozione di natura con quanto riteniamo sia naturale e tuttavia difficile da inquadrare all'interno del quadro meccanicistico. E molti sono i filosofi contemporanei che hanno tentato, hanno portato avanti questo progetto, che hanno lanciato diciamo, questa sfida al naturalismo scientifico. Di alcuni vi ho fornito anche delle citazioni, Baker, ne abbiamo parlato, Chalmers, vi ricordate la citazione riguardante i problemi facili e i problemi difficili, Nagel, Consciousness, la citazione che vi ho fornito, ecco altri Bloch, Searle, Strawson, altri diversi autori che appunto aderiscono a quello che va sotto il nome di naturalismo, ecco, non scientifico ma liberale. Il naturalismo liberale, inteso come una forma di naturalismo non scientifico, ma neppure antiscientifico come è il supernaturalismo. Il naturalismo liberale, difeso da questi autori nel tentativo di delineare questa via intermedia, questa via mediana tra naturalismo scientifico e supernaturalismo, è appunto un naturalismo non scientifico, quindi diverso dal naturalismo scientifico, ma attenzione, non antiscientifico, d'accordo? Bene, sto concludendo, quindi mi sto avviando alla conclusione, forse sono anche andata troppo veloce, non so, spero di non avervi neppure annoiato troppo. Ecco, sono ormai alla fine di questo percorso che ho voluto proporvi. Quello che è centrale in questa operazione ideologica anche essa di mettere in campo una nozione di natura più inclusiva di quella che troviamo nel naturalismo scientifico è quello che è cruciale, l'idea della riumanizzazione della natura. Il soggetto è stato separato dalla realtà, il soggetto portato dentro, la realtà portata fuori, detto in un modo molto rudimentale. Bene, come riportare diciamo a unità, come riportare all'interno dell'ambito di ciò che consideriamo naturale anche gli aspetti che più caratteristicamente umani. Bene, si tratta di riumanizzare la natura. E lo scopo che appunto il naturalismo liberale persegue è quello di mettere in campo una nozione di natura che non risulti ostili a quelli che sono i nostri contributi caratteristici in quanto appunto creature dotate di mente. Pensiamo alla cultura, pensiamo ai valori. Bene, tutto questo, noi siamo creature naturali, produciamo cultura,
ci conformiamo a valori che orientano la nostra condotta come agenti razionali e responsabili, bene, tutto questo che è il prodotto di una ente naturale deve essere anch'esso naturale. Com'è possibile che i nostri prodotti, che ciò che discende da un essere naturale risulti difficile da inquadrare all'interno di ciò che è naturale? Può essere che, e questa è una mossa diciamo teorica che viene fatta e che ha radici antichissime, può essere che si debba articolare la nozione di natura in una nozione diciamo più oggettiva, in una nozione più soggettiva. Aristotele, anche in questo caso, come il caso della nozione di mente, la filosofia greca ci insegna sempre molto, anche da questo punto di vista. Aristotele nell'Etica Nicomachea, parlando appunto dell'etica, quindi dei valori, dell'azione, parlava di una seconda natura, una natura che è diversa da quella che consegue al semplice essere, diciamo, creature fisiche. È una natura che si arricchisce, la seconda natura, dell'apporto della cultura, e quindi, diciamo, questo ampliamento che mira a riumanizzare la natura può essere inteso sulla falsariga di quello che autori, che quello che filosofi come Aristotele intendevano ad esempio come seconda natura, oppure sulla falsariga, questo lo dico magari per gli studenti di filosofia, sulla falsariga della nozione di forme di vita di cui ci parla Wittgenstein nelle Ricerche filosofiche. Forme di vita che sono, secondo Wittgenstein, radicate nella naturalità delle nostre forme di agire, e che superano, diciamo, quelli che sono vanno al di là degli aspetti più legati, diciamo, alla materialità, ma si innestano, si compenetrano con questi aspetti. E sono stupita anch'io di come finisce questo percorso, perché non avrei mai immaginato di utilizzare nelle mie slide una frase di Marx, non avrei mai immaginato, chi mi conosce sa benissimo che questo è molto anomalo, però mi sembrava che questa frase di Marx calzasse perfettamente a pennello per il percorso che io ho tentato di illustrarvi. L'uomo non è soltanto un essere naturale, è un essere naturale umano. Bene, capire che cosa l'umanità, l'essere persona, l'avere un punto di vista, aggiunge all'essere naturale è quello che ho cercato di dirvi, o comunque di stimolare la vostra riflessione. Vi ringrazio per la vostra cortese attenzione e credo che ci sia una piccola pausa.